pompe di calore mi ero orientato, perché avevo avuto una visita da parte di un... e aveva fatto una proposta 25 anni, 547 euro al mese. In sostanza, questo... Poi ho chiesto, dico, ma questa pompa di calore, non posso dirle, questo è un segreto. Come un segreto? Prima di fare questa scelta ci ho lavorato mesi. Al primo incontro con Fabio che ho visto in lui, non era un rappresentante, bensì era uno che ha provato sulla sua gobba. Mi ha dato tutte le spiegazioni che mi hanno convinto. Però è stato... esaustivo. Sinteticamente, qui si trattava di abolire una caldaia a gasolio che mi faceva spendere 4.000 euro l'anno solo di gasolio. A questo dovevo aggiungere circa 2.000 euro di energia elettrica. Quindi la spesa energetica era sui 6.000 euro, 6.200 annui. Dai conti che io facevo, io avrei dovuto risparmiare intorno a un 50%. Io da novembre dell'anno scorso a oggi ho tirato giù due conti e ho messo in conteggio quello che ho speso di energia elettrica considerando la stessa cifra del mese di ottobre-novembre dell'anno scorso, 2.892 euro di bollette. Con il gasolio a parità avrei speso 6.200. Quindi ho risparmiato 3.300 euro, sono un 53%, senza considerare il beneficio fiscale e quello che arriverà dal GSE. Io di beneficio fiscale ho avuto 2.453 euro e 135 euro li ho già avuti dal GSE. Qui i lavori preventivati erano di 3 giorni. C'è una superficie totale di 473 metri quadri con un volume di 1.110 metri quadri. Io in 5 anni, massimo 5 anni e mezzo, ho ammortizzato tutto. Io ho fatto un conteggio prima di fare questa scelta. Ho fatto una proiezione in 10 anni, quello che avrei speso con il gasolio, facendo una conversione della caldaia a metano, cui mi ero già fatto fare un preventivo, eccetera, e con la pompa di calore. Avrei speso con il gasolio 50.300 euro in 10 anni, con il metano ne avrei spesi 41.000, con la pompa di calore. In 10 anni mi viene fuori 6.000 euro. Da un punto di vista dell'efficienza del sistema non c'è nessun dubbio. Questa è stata per me una scommessa. Ho consultato termotecnici locali, progettisti, mi hanno lasciato tutti nel dubbio. Continuavano a sostenere che questa struttura non poteva essere riscaldata con questo sistema che mi era stato proposto. Mi suggerivano tutti quanti di mettere una doppia alimentazione. Posso dire che da un punto di vista quindi tecnico non c'è nessun dubbio. L'efficienza della macchina indiscutibile. Direi che non è paragonabile a quelle che usualmente si trovano in commercio. Ho esaminato caratteristiche tecniche di tutta una serie di pompe di calore. Le prestazioni erano alquanto lontane da questa che è stata proposta, è stata montata. Da un punto di vista di esecuzione termoidraulico, tanto di cappello, ho visto come hanno lavorato, le ho seguite giorno per giorno, ora per ora. L'efficienza. Chi ha dei dubbi possono andare tranquilli, direi dormire proprio fra due guanciali. Anche da un punto di vista umano, il rapporto che c'è stato in tutto questo periodo, non ho trovato mai, quasi 70 anni, quindi nella mia vita ho avuto varie esperienze. E non è la prima casa che ho acquistato questa. Quindi ho avuto a che fare con elettricisti, termoidraulici, ho avuto a che fare con geometri, ho avuto a che fare con ingegneri. E devo dire, ma un rapporto veramente grande, amicizia, di rispetto, di professionalità nello stesso tempo, chiaramente, come ci deve essere. Massima tranquillità nell'affrontare, ecco, questo passo, che è un passo importante, pesante. Io ho dovuto ricorrere ad un prestito con la banca, però sono ben felice, a distanza di un anno, sono ben felice di averlo fatto. Trovo il riscontro, quello che pago di interessi su questo prestito, ampiamente ripagato dal beneficio che ne riporto. Tutto questo con 2 gradi in più in casa rispetto a prima, perché prima viaggiavo con 19 gradi di media. L'inverno che ho passato la media è stata su 21-25, questo non è poco.